Tu l'hai conosciuto? Jude. Poi l'ho conosciuto a casa di un amico. È arrivato a un certo punto lui. Io l'ho visto. No, non è possibile. E bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Doppiatori Reaction. Chiamiamolo così. Oggi ospiti con me il grande Nisim. Onorato. Grande. Sono onorato di averti qui. Questa sì, è bellissima. È la prima volta che la sento. Vero? Soprattutto, sì. Come anche Piero Madaro. Nelle vesti dell'esperto del doppiaggio, mio mentore anche, Nisim, che è la voce di Jude Law, di Paul Rudd, di Ant-Man. Sì. È stato la voce di Rocky Joe. È stato. Beh, non puoi più. Non ce la posso fare. C'ha 16-15 anni. Ehi, hey, ciao ragazzi. Come state? Come sempre siamo qui per vedere dei doppiaggi storici, dei doppiaggi nuovi, dei doppiaggi particolari e commentarli insieme. Guardiamo il primo video. America's made my fortune and I raised my daughter. Il pagino. She found a boyfriend, not an Italian. She went to the movies with him. She found a boyfriend. Stupendo. 2 months ago, he took her for a drive with another boyfriend. They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her. So they beat her like an animal. Mamma mia. When I went to the hospital, her nose was broken. Her jaw was shattered, held together by wire. Però aveva la figlia che è stata menata. Sì. But I wept. She was the light of my life. Now she will never be beautiful again. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel for help. Col gatto, sì. Che tu sai che il gatto girava per il set, in realtà, no, non era previsto. Ma dai. E quindi lui lo prende. A certo punto. Sì. If you'd come to me in friendship, come on. The wound your daughter would be suffering this very day. If yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Mamma mia, ragazzi. Marlon Brando. È capolavoro. Che c'era così. Vediamo in italiano adesso. Mamma mia. E io crescivo a mia figlia come un'americana. E ci dette libertà, ma ci insegnava pure a non disonorare la famiglia. Quasi in dialetto, se sente. Aveva un boyfriend. 2 mesi fa, lui l'invitò in macchina con un altro amico suo. Un altro. Le fecero bere whisky. E poi cercarono di approfittarsi di lei. E te la pestarono, come un animale. Quando arrivai all'ospedale, la sua faccia faceva paura. La fine era cosuta, un filo di ferro. Non ha detto del naso, però. Nemmeno piangere poteva, tanto ero male. Ma io piangevo, povera figlia. Si vede che sul lunghezza in adattamento forse andava tolta. Certo, però vabbè. Può essere. E ora non sarà mai più bella come prima. No, però. Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che viene da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitaste a casa tua a pigliare un caffè. Anche se mia moglie fece pure da madrina a tua figlia. Se venivi da me in amicizia. I bastardi che hanno sfigurato tua figlia avrebbero la punizione oggi stesso. E se per questo un onesto uomo come te se trovasse dei nemici, quelli diventerebbero nemici miei. E avrebbero paura di te. Madonna. Vabbè, qui era un altro mondo. Totalmente pazzesco. Non c'era il discorso della. Vabbè, poi lo vedono in originale, si accorgono che ci sono delle cose diverse. No, perché non esisteva vedere. Non era possibile. Sì, adesso premi 2 bottoni, cambi la lingua. Certo, all'epoca, no? Fai. Meravigliosa. Il suono che c'è, che avevano. Tu da quanti anni doppi? Ho iniziato a doppiare nel 73, ero piccolino, avevo 6 anni circa. Ecco, pensa. Poi ho fatto varie cose, ho iniziato a fare teatro nell'82, ho cominciato a fare televisione, poi ho fatto un po' di cinema, ho alternato sempre un pochino tutto quanto, perché sennò sarei morto, cioè sempre in sala, chiuso così. Immagino da bambino, da piccolo, dalla scuola, no, e sala. Piccolino giravo, stavo sempre in sala con papà, perché mio papà, insomma, fa questo
faceva questo lavoro anche. Glauco onorato. E quindi sono cresciuto insieme con Peppino Rinaldi, con Pino Locchi, con loro, sono cresciuto con queste... Con tutti i Giuseppe. Con tutti i Giuseppe, è vero. Pino Locchi, Peppino Rinaldi, Pino Colizzi. Pino Colizzi, tutti, giusto, tutti i Giuseppe. Giusto. Notare come è stato bello che in realtà in originale hanno entrambi l'accento italiano, sì, però nel doppiaggio uno solo dei due ha avuto il dialetto siciliano. Sì. Esatto. Probabilmente perché doverlo farlo mantenere su Marlon Brando per tutto il film diventava pesante, mentre questa era una scena di 2 minuti, allora dice ok, qui ci possiamo concentrare un po' di più, facciamola in dialetto. Probabile. Può essere, è un'idea mia, eh? Sì, sì, no, no, ci sta. A me è piaciuto un sacco l'inflessione siciliana che aveva quando ha detto drive, e poi che è stata anche ripresa naturalmente poi certo, che tu con lo stesso identico perché molte volte ma se andava a beccare proprio quel ma che bravo, lo sto addestrando. Ma perché molte volte loro quando dicono delle parole specifiche e hanno un movimento di testa o un marcato movimento di bocca, si cerca sempre con l'adattamento di coprirlo. Sì. Se ha un movimento tu e anche con la voce, no? E con la, sì, con la voce, col fisico, perché uno ti alzi e ti siedi, la solita cosa, no? Sì, che sono impercettibili i movimenti, sì, però ce li devi mettere, certo, nella voce, altrimenti è uno speakeraggio. Certo. Quante volte ci dicono, no, doppia gli occhi o doppia le sopracciglia o doppia le mani, sì, invece di guardare la bocca. Sì, perché l'intenzione non è solamente qua, cioè qua ce lo metti tu. Vediamo l'altra clip. What should be done with him? E qui stiamo già in avanzamento. Qua siamo là, Siamo verso la fine. Fino al divorzio, mi sa, That's true. Quando fa così, no, quando fa così, Dio, sembra Marcello Cesena che fa oh madre. Maybe he should be taken to a doctor. You think maybe he should be taken to a doctor? When do you think maybe he should be taken to a doctor? As soon as possible. As soon as possible. Have you ever had a single moment's thought about my responsibilities? Have you ever thought for a single solitary moment about my responsibilities to my employers? Has it ever occurred to you that I have agreed to look after the Overlook Hotel until May the 1st? Does it matter to you at all that the owners have placed their complete confidence and trust in me and that I have signed a letter of agreement, a contract? In which I have accepted that responsibility. Vabbè, mettiamola in italiano. Perché? Perché se tu senti la voce, cioè, porca miseria. Cioè, Giannini ha la stessa voce. Perché non lo so? Mamma mia, perché non lo so? Tu sai che Kubrick supervisionava tutti i doppiaggi. Certo che lo so. Lui, vabbè, certo che lo sai. Tu c'eri. Io lo so, ma tu c'eri. Io con Giannini ci ho fatto Il profumo di donna, no? Sì. Quindi me lo ricordo com'era quando doppiava Al Pacino. Vabbè, lì era un altro attore, però era Al Pacino. Era, sì, lui. L'altra volta abbiamo fatto Ogni maledetta domenica. Carcavacca. Vediamolo in italiano. Sentiamolo. Sono convinto che tu abbia idee molto chiare per quanto riguarda nostro figlio, Danny. E vuoi tanto saperne anche il tesoro. Che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore. Tu credi che sarebbe giusto farlo visitare? Lei, sai che... Sì. E quando credi che sarebbe giusto farlo visitare dal dottore? Al più presto possibile. Al più presto possibile, sì. Ti prego. Senti, la voce è la stessa. Uguale. Hai mai pensato solo un secondo? Livia Giampalmo. Quante fottute responsabilità ho sulle mie spalle? Hai mai pensato solo per un secondo da quando siamo qui alle mie responsabilità verso la direzione? Non ti sei ancora resa conto che io ho accettato di occuparmi dell'Overlook Hotel fino al 1° maggio? Non toccarmi! Dammi quella mazza. Wendy! Wendy! Dammi quella mazza. Porca! Uno dice il film è finito. No, qui è finita. Salva. Cioè, gli ha dato una botta, la mazza in testa. E invece Il mattino all'oro in bocca. Che poi non era così, no? Il mattino all'oro in bocca. No. No, ma l'originale non era il mattino, lui non scriveva Il mattino all'oro in bocca, sai quando lui si mette sì, lui scrive un'altra ovviamente cosa. Cioè, tanto scrive lavoro e poco svago rendono l'uomo Jack una persona irritante. Ma poi l'hanno cambiato anche in edizione. Cioè, se tu vedi il film, mi pare di ricordare che c'è proprio scritto sulla macchina, sul foglio, Il mattino all'oro in bocca. Ah, hanno proprio fatto la modifica. Sì. Tu ci scrivi Kubrick i testi, lui li riscriveva tutti. Certo. E li rigirava?
Mamma mia. La Pixar è arrivata dopo allora. Giannini, che sì, oltre ad essere un grandissimo doppiatore, è anche un grandissimo attore. Questa cosa aiuta effettivamente tanto il fatto di essere un attore anche, no? Bisogna essere attori per essere doppiatori. Cioè, parliamo di questo. Ok. Su questo sì. Assolutamente, assolutamente. Come fai a non esserlo? Come perché fai? Cioè, tu devi riprodurre le emozioni, le intenzioni che ha fatto uno così, no? Un cane come Jack Nicholson. Però non è detto che un bravo doppiatore sia un bravo attore poi in video, certo, o certo, viceversa. Ci sono anche dei bravissimi attori in video che poi alle GIO non sono tecniche diverse, cambia la tecnica, è un'applicazione tecnica. Il doppiatore è un master dell'attore. Però devi esserci. Io mi ricordo quando facevo Profumo di donna con Giancarlo Giannini e io ce l'avevo vicino a lui, lo vedevo che non era un doppiatore classico, era Giannini. Era Giannini. E quello mi aiutava anche me a essere, certo, diverso. È come quando reciti in due. Beh, piuttosto che fai un pezzo da solo. No. Perché vai a orecchio. Esatto, è come quando reciti con un attore che tu capisci subito, che anche tu darai il meglio di te in scena. Esatto, è la stessa identica cosa. Perfetto. La stessa identica cosa. Sweeper off her feet, carry her off in style. It's no use, Johnny. I've thought it all out. It just wouldn't work. Se non sbaglio, tra l'altro, Robin Hood è del 73. Questo. Sì. I'm serious, Johnny. She's a high-born lady of quality. So she's got class. So what? I'm an outlaw, that's what. Why, someday you'll be called a great hero. A hero? Did you hear that, Johnny? We've just been pardoned. Oh, that's a gas. We ain't even been arrested yet. All right, laugh, you two. Ma qua c'è il serpente pure, no? Quello è il libro. No, quello è il libro della giungla. Not in hand. Fammi in italiano. Stupendo. Oh, andiamo, Roby. Scala le mura del castello. È Pino. È Pino. Pirolocchi. È bellissimo. Ma senti che lui... Capisci il grande stile? È inutile, Johnny. Ci ho pensato bene. È Pino. È Pino Colizzi. Pirolocchi e Pino Colizzi. I Pini. I Pini. E beh, ma chi arriva? Johnny, lei è una nobile dama, aristocratica. Oh, è vero, a classe. E con questo? E io sono un fuorilegge. Ecco che cosa c'è. La mia non è una vita per una signora, sempre a scappare. Ah, per l'amor del cielo, figliolo, tu non sei un fuorilegge. Anzi, un giorno sarai proclamato grande eroe. Non siamo ancora stati arrestati. E va bene, ridete, vecchie canaglie, ma ci sarà un grande avvenimento a Nottingham. È Manlio De Angelis. È Manlio! Mica male, eh? È vero. Sì. Se non sbaglio, ma... lo diresse proprio lui. Qua, mazza, qua c'è l'alta classe. Che belli sti cartoni, sì, ragazzi. Che belli. Posso dire una cosa? Sì. A me è piaciuto di più in italiano. A me piace di più in italiano perché poi comunque, certo, ci sono proprio affezionato a quelle voci là. Poi ecco una cosa che mi succede, io quando vedo comunque i doppiaggi, i film e tutto, riesco a estraniarmi dalle voci. Te. Quindi mi godo il film, il cartone o le robe, eccetera. Sì, all'inizio magari riconosco la voce, certo, sì, poi basta, poi finito questo mi godo quello che è. Beh, certo, sì, anche perché questi erano poesia, dei cartoni meravigliosi, suono, sì, anche perché secondo me è meglio in italiano, perché in inglese avrebbe dovuto avere un accento inglese, però ti sembra tipo l'accento dell'Alabama Robin Hood. Cioè in inglese c'è un accento americanissimo, in realtà dovrebbe invece essere inglese. È inglese Robin Hood. No, ma questa cosa degli accenti è un casino, sì, quando ci capita a noi dover fare. Io mi ricordo un film che ho doppiato sempre Jude Law, era Sleuth, dove c'è Michael Caine e Jude Law per tutto il film, solo loro due, no? E a un certo punto Jude Law si traveste e si mette dei denti finti, si mette una pancia finta per fare un secondo personaggio e cambia accento da inglese, lui è molto british, molto, sì, passa irlandese, lì è molto evidente. Ma noi come facciamo? Io mi sono portato per fare tutta quella parte lì il mio bite, quello che mettevo la notte per dormire, per i denti, e quello mi ha creato comunque una difficoltà di articolazione e già quello ha cambiato il suono della mia voce. È piaciuta e abbiamo fatto tutta quella parte lì con questa cosa qua, con questo suono diverso, più buttato via, meno ricercato. Riusciamo sempre a trovare la soluzione. No, hanno fatti pochissimi di cartoni, ma sono recenti. Era Le Cinque Leggende, era... Ah beh, sì, hai fatto Peach. Sì, il cattivo. Poi, perché vabbè, è Jude Law in originale. Esatto, se non sbaglio, cioè. Sì. Adesso ho doppiato Peter Pan, ora che uscirà a breve, credo, dove doppio... Un cinno. Bravo, bravo. Hai fatto così, però gli avrei fatto. Anche. Però questo mi sembra, cioè, è piccolo. No, così è piccolo. Ah, vabbè. Pa 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 p
Cos'è questo, Paolo? James Brown. No, è James Browning. Che uno dice, mamma mia, Brownies fai Browning. Yeah. Col codice sconto Merlots 10, 10% di sconto. Ma questi sono Brownie 0. Lo sai perché? Perché? Che... Ah, non era una perché, barzelletta. No, era zero. Perché poi ci sono anche i brownie. No, questo è cinnamon. A me la cannella non piace, ma voi potete comprarli. Esiste questa cosa chiamata i talent. Ah, no? Che vengono messi a doppiare. Vi faccio vedere cattivissimo me 3. Chi c'è? Quello show di punta in TV era. Paolo, l'hai fatto apposta? Non te ne sei accorto? Rimetti la clip dall'inizio. Quello show di punta in TV era. Sono io. Come sei te? Sì. Come sei tu? Hai doppiato te? Questo sono io. No, ragazzi. Il giornalista che c'è all'inizio sono io. Sei tu senza barba. Sono io senza. Hai ragione. No, sono la voce, è la voce, è la mia. Ma com'è la voce? No, sono io, l'ho doppiato io. Ma libero. Quando? Questo personaggio qui. Ma l'ho fatto 6-7 anni e fa. E poi hanno fatto il cartone su di te? Probabilmente sì. Marco Guadagno credo mi abbia chiamato perché ero uguale, non lo so. Però l'ho doppiato io, c'è la voce mia all'inizio di questa clip. Non l'hai fatto apposta. Ma veramente? Senti. Che bello. È andato apposta. Ah, senti. L'ha fatto Davide. Ah, l'hai fatto apposta. Ah, ok. Sono un bambino cattivo. Un po' talent. Questo è Polidori. Il più famoso degli anni 80. Eccolo, prendetelo. Ma arrivò il declino. Nella terza stagione, quando? Sono un bambino cattivo. La giovane star bambino. Entrò nell'età bambino. Dello sviluppo. Lo sai, Clive? Interpretare un cattivo in TV era divertente. Ma esserlo nella vita reale è ancora meglio! Ciao, Gru! Come va la tua trasformazione? Da peggior cattivo del mondo a peggior agente del mondo! Ma è così! L'hai fatto! Ma poi sei stato cancellato! Max Giusti? Quella sinistra. Quella sinistra è Max Giusti. Okay. Cosa? Ragazze! L'altro è Paolo Ruffini. Ma va! Ah, Paolo Ruffini. Non l'avevo riconosciuto, ragazzi. Ma zero, zero, zero. Allora, dunque. Poi c'ero io e Polidori. C'era all'inizio. Un purpurri di roba. Tu poi dopo, nella seconda, ti ho riconosciuto. Ah, quando poi ha parlato. Esatto. Sui talent, sui cartoni, ovviamente. Sono stati usati talent anche sui film, eh. E lì faccio tanta fatica. Veramente. Poi dipende che talent, ma faccio tanta fatica. Su certi cartoni e soprattutto certe voci, non mi danno così noia, non mi danno così fastidio. Su di lui, per esempio, non mi ha dato fastidio. Poi, certo, io me la immagino. Doppiato magari da, non so, Massimo Rossi, è chiaro. Il risultato è diverso. Eh sì. Solitamente i talent, soprattutto ultimamente, fanno qualche scenetta. In questo caso sono i due protagonisti dell'intero film. E il protagonista è l'antagonista, che per tutto il film Alla forse hanno questo ruolo. Tanta roba, non lo so. Questo bisognerebbe vedere tutto il film, non l'ho visto. Però come ti dicevo prima, io per fortuna riesco a poi a estraniarmi, quindi a non stare lì troppo concentrato. A meno che non mi stona proprio tanto. È successo? È successo. No, vabbè, ma mi succede spesso. Okay. No, no, mi succede, ma anche senza talent. Ok. Ti capisco. Number one show on TV was Evil Brat. I've been a bad boy. Brat was the biggest child actor of the 1980s. Yes, got him. But it all came to an end in I've been a bad boy. The young star experienced an unexpected growth. Cioè, ma com'è che cioè, cambia, non ho capito. Prima ce n'è uno, poi ce n'è altro. No, dice che è crescendo. Ah, è cresciuto. Ha cambiato voce. How's your transition coming? You know, from world's worst villain to world's worst agent? Oh, that's hilarious. You should be on TV. Oh, that's right. You are. Senti, sì, anche la voce di lui, per esempio, mi sembra un po' diversa rispetto alla voce di prima. Ma perché Steve Carell fa anche l'accento. Ah, ecco. Ok. Mentre Max Giusti non è un po' fare. Già è tanto che secondo me. Vabbè, no, non che parli non italiano, può, ci mancherebbe. Non no, non può modulare. Però non è che si può applicare e dire ok. Allora, per poter fare una modulazione devi avere la base. Senza base non puoi modulare. Avessero chiamato la voce di Steve Carell, che è di Ambrosis, Massimo. Mamma mia, ma ti ricordi tutti? Dipende dal film. Io sono un nerd del doppiaggio. Nudistico. Che Massimo l'avrebbe fatto, insomma, come anche con l'accento, probabilmente. Sì, 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 sicuramente. Don't bother, we're leaving anyway. After a word with you, we want to have three words with you. Four. Why four? We want our buggy. Yes, four words. We want our buggy.
Paghi? Ma è doppiato? Non paghi? Oh, Gesù, no. He means well, it's just solo il cattivo forse è voce sua. Oh, I don't think you know. Questo, sì, forse solo lui. Può essere. This here's our name and address. Che è doppiato tra l'altro in inglese Bud Spencer. Eh certo. Non è la voce sua. Tutti i film italiani in quegli anni non facevano presa diretta. Ah ecco. Erano completamente sempre doppiati. Sia in una lingua che non ha. Registravano l'audio. Sì. Ah, quindi proprio a prescindere dalla doppiata. Oh no. Sì, però dico, Bud Spencer non ha doppiato se stesso. Sì, non si è doppiato. È stato doppiato un attore americano, ma pure Terence Hill, nonostante fosse... Terence Hill poi era in grado di recitare anche in inglese, sì. Probabilmente, insomma, era la sua... Ma Carlo Persoli non credo. Poche volte alla sua voce, Bud Spencer. Sì, quindi, qualche piedone. Qualche piedone, sì. Se non erro, sì. Anche perché ma neanche in tutti, eh. Profonda. Vero. L'accento napoletano. Sì. Sì. Sì, perché lui era napoletano. Napoletano, sì, sì. Madonna. Vediamola in italiano. Chi ha doppiato? Calma, capo, non ti disturbare. Tanto noi ce ne andiamo subito. Dobbiamo dire solo tre parole. Quattro. Perché quattro? Rivogliamo la nostra carriola. Ah, già, quattro. Rivogliamo la nostra carriola. No, ma ci sta malissimo. Ma cosa stai dicendo? Ma c'è proprio scollatissimo. Ma voi lo sapete con chi state parlando? Sì, sì, come no. Bisogna scusarlo, soffre di allergia al sigaro. Già. È evidente che voi che sono io non lo sapete. Non lo sapete? Che gli parla con chi? Ma perché? E ce la devi ricomprare nuova, giusto? Giusto, capo. Scusa. Scusa la Fantozzi. Sì, scusa. Da cartone animato. Una dune buggy fresca di fabbrica. Sarebbe un gesto gentile mandarcela a casa. Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno. Altrimenti? Eh? Certo. Altrimenti ci arrabbiamo. Ah, ecco, ci arrabbiamo. Oh. Meraviglia. Che bello. Dai, che bello. Che bei ricordi. Grazie. Di che? Grazie a te di essere qui. Grazie. E grazie, insomma, a quello che ha fatto tuo padre per il doppiaggio italiano. Mm. Ci stava come il cacio sui maccheroni. Beh, favoloso. Quando faceva questi film, quando doppiava questi film, io ero appunto piccolino e stavo lì insieme con Pino e con papà. E mi ricordo quando c'erano le anteprime. La cosa particolare è che mio papà ha iniziato a doppiare Bud Spencer dall'inizio, quindi sì. Proprio all'inizio dai primi film. Fino a un certo punto, fai conto, per 15-20 anni l'ha sempre doppiato. Poi dopo Carlo Pedersoli si è doppiato da solo su qualche piedone, sì. Lo sbirro, piedone africano, credo 2 o 3 volte. Anche quello dove faceva il prete missionario, se non sbaglio. Una delle ultimissime cose. Sì. Dopodiché poi non ha più doppiato Bud Spencer, è passato a Sergio Fiorentini, che l'ha doppiato benissimo perché hanno una pasta vocale molto 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 simile. Lui non ha mai nominato mio papà, cioè non ha mai detto Glauco, okay. Onorato è la mia voce qua e là. Soltanto quando ormai mio papà era morto, in un'intervista ha ringraziato mio papà e dicendo che comunque anche grazie in parte alla voce che avevano scelto, che era quella di papà, si doveva il suo successo, no? Certo, vabbè, è vero, assolutamente. Ma nulla toglie a lui, no, come no, attore, no, no, no. Ma poi la cosa bellissima sua è il fatto che Bud Spencer ha tantissime cose non verbali, quel... tutto che tuo papà ha reso perfette. Sì, bene, i versi generazioni era... e generazioni. Per i danni. Hamburger e patate fritte. È un'ora che abbiamo ordinato. Abbiamo fame. Forza. Ma poi papà era così. Mio papà, io quando sento lui, sento veramente che papà era così nella vita anche, no? In romano, ovviamente. Certo. Papà era molto più romano di me, immaginate. L'unico consiglio che mi dava sempre era parla come Magni. Parlare nel senso recitare. Certo. Al doppiaggio. Essere naturali. Sì, sì, sì. Ovvio. Quindi essere naturali. Quello che diceva Shakespeare nell'Amleto, in parole diverse, o Goldoni nel teatro comico. Senti che t'ho fatto. Ma lo sai che ancora adesso quando dico che mio papà, ma perché Bud Spencer era doppiato, cioè ma tanta gente sì. Ancora non si rende conto di questa cosa, che poi era Schwarzenegger, Morgan Freeman, sì sì sì, voci, come no. True Lies è stato un doppiaggio bellissimo, divertente. Prima ti userò come scudo umano e dopo stavo pensando di spezzarti anche il collo.
papà c'aveva sta vociona qua, però non era cattivo, era un buon uomo e si sentiva che comunque era buono. E quindi sulle parti di Schwarzenegger, a parte su Sarah Connor, su Terminator dove diceva appunto Sarah Connor, poi su True Lies l'ha doppiato secondo me egregiamente, perché Schwarzenegger in quel film è un personaggio anche divertente, ma anche in Last Action Hero, che è uno dei miei preferiti, anche Commando, sì anche lì è vero, che poi dopo è andato a Alessandro Rossi. Alessandro Rossi, che ci sta da Dio, sì, ci sta benissimo. Anche io Bud Spencer l'ho conosciuto, aveva tipo 80 anni. Raga, io sono grosso, ma lui era più grosso di me. Sì, era grosso. Ma aveva 85 anni, io ne avevo 20. Pensa quando era magro. Cioè, magro. Così proprio io faccio... Sì, ti prego, un po' più forte. Cioè, dai, l'ultima clip, che ci abbiamo una sorpresina. Ultima clip. Mi ha chiamato Boiello. Si sono fatti vivi, sono venuti loro da noi perché hanno paura. Dicono che non sono stati loro. Stanno bluffando, è chiaro. Questa è proprio la conferma che sono stati loro. Questo è un cane. Sei un guru? Sì. Sei un santo? Sei il diavolo? Sei il messia? O sei Cristo? O sei Dio? Non ha importanza, Lenny. Ora sono io il Papa. Guardi inquadratore, fa Sorrentino. Tu pazzesca, sei sono dei quadri. Niente di più. E quindi devi portarmi rispettosa obbedienza. Come fanno tutti i preti. Perché questo è tutto quello che sappiamo. Questa è la Chiesa. E noi rispondiamo solo della Chiesa. Santità ha perfettamente ragione. Mamma mia, poi la sai che è la prima volta che ho visto? Non, mai visto. Non te l'hai mai visto? No, non li vedo le cose che doppio. Ho visto due cose che ho doppiato. Uno, la prima stagione di questo, okay, che era dei Young Pope. Poi ho visto The Imitation Game, dove hai fatto Cumberbatch. Ho visto, intravisto perché vedeva mia figlia sta serie che era Vampire Diaries. Ah, ok, dove tu facevi il vampiro. Amico quello figo. Non lo figo. Demon Salvatore. Tu l'hai conosciuto? Jude l'ho conosciuto proprio bene. A casa di un amico, Ignazio Oliva, che ha fatto una cena a Roma, Piazza Vittorio, a casa sua, con io, Giorgia Lepore e un'altra amica sua. E quindi, e poi ha invitato lui. Giorgia aveva fatto il ragù, io avevo comprato il tiramisù da pompi. Cioè, è arrivato a un certo punto lui, e io l'ho visto. No, non è possibile. Meraviglioso. Ma dai. Dal vivo è un figo da paura. È una roba. Stava girando, aveva finito di girare questo. Eh sì, hanno girato a Cinecittà. La seconda stagione, sì. Quando l'ho visto ero. No, nulla. Io sono stato 3 ore e mezza a cena in una casetta piccola, a tavola, con amici, col vino, le cose. Magna come uno scaricatore di porto. Una cosa incredibile. Però ecco, il dolce ci fa poco. Tirami okay. Sulla assaggiato perché. Però maccherone con ragù. E poi cioè, si vede che in quel periodo poi stava preparando il successivo, non lo so che cosa, doveva essere bello in carne e muscolo. Cioè io l'ho abbracciato, mi sembravi te, capito? Cioè, sentivi che c'era, capito, la sostanza. Ma è come lui, la proteina. Cioè, come ha preso il discorso della sua voce? No, lui è carino, lui è molto carino, è stato carino, ha detto che aveva visto delle cose, aveva sentito, gli siamo piaciuti. Abbiamo fatto, io e Giorgia abbiamo fatto L'amore non va in vacanza, eravamo lì presenti dove c'è lui e Cameron Diaz. Era contento di questa cosa. A me mi ha colpito perché lui è una persona di estrema cultura. Abbiamo parlato, che ne so, di Sandro Pertini. Ma pensavo avesse parlato di Shakespeare, di Goldoni. Bravo! Anche no, di Shakespeare lui mi fa un culo così. Cazzo. Certo. Cioè, pure era recitato, l'ho fatto. Quindi gli voglio, bravo, la prossima volta io la faccio sta battuta. Sai che mio padre diceva, parla come speak as you like eat. You eat. Like you eat. Come che conosceva Pertini? Perché lui è uno storico, legge qualsiasi cosa, quindi lui sapeva perfettamente tutta la storia della Resistenza, sapeva che Pertini era finito in carcere a Ventotene, cioè, era una cosa pazzesca. E poi devo dire la verità, carino lui, perché parlava inglese piano. Ok. Parlava cioè, inglese piano, perché io l'ho sentito alle interviste, in certe interviste, tipo che ne so, con australiani, cose, che parla un inglese, capisci niente. A meno che tu non sei veramente padrone della lingua, cosa che qui non appartiene a questo corpo. E invece lui carino, ha parlato proprio tranquillo, lento. Ah, neanche che è stata foto? Poi abbiamo fatto la foto. Sì, allora certo. Sì. E lui carino ha detto, sì, io faccio la foto con te se tu fai la foto con me. Perché era la stessa cosa, certo. Però con due telefoni diversi. Ha voluto col telefono suo. Giusto. È stato carino, un bel gesto. Va bene. Allora, direi che questa puntata è straordinaria. Grazie di Sim di essere stato qui. Grazie a te. Grazie Piero. Retto fino ad oggi, poi c'è solo di Sim. Ospite le puntate.
Facciamo noi il format. New format, sì. Nuovo. No. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Quando esce? Boh. Meraviglioso. Io sono stato doppiato per la prima volta qualche anno fa in italiano, perché ho recitato in inglese, ma ha una voce completamente diversa dalla mia. Ma quanto avevi tu? Io avevo 28 anni. No, no. Quanto parlavi? È come quella che dice: fa male il tatuaggio, dipende dalla zona. Catanzaro. Ma stai registrando? Sì. Ma come? No.